Buonasera, volevo ringraziare Vincenzo Raso e l'associazione Pietro Gemi per questo bel regalo che ci hanno fatto. E proseguiamo anche stasera con una delle sezioni che si chiama Incontro con l'autore, continuando a parlare ancora di classici, parlando però prima dell'opera che questo signore che io vi presento, che si chiama Alessandro De Filippo, che è accanto a me, grazie, che ha rivalutato e scoperto un altro documentarista siciliano di cui si sapeva poco e nulla. Bene, io pregherei Alessandro di accomodarsi, magari saremo un poco più comodi e avremo la possibilità di scambiare due battute. Allora, con la Sicilia negli occhi è il lavoro che di Alessandro che stasera presenteremo e poi a seguire tre lavori di questo autore di cui cominceremo a parlare. L'autore è Ugo Saitta ed è abbastanza singolare intanto il modo in cui Alessandro lo ha scoperto, poi magari ce lo racconterà lui, però io prima vi volevo parlare un po' di lui, che è intanto un giovane autore, ma è anche un docente universitario all'Università di Catania. Di preciso il nome dell'istituto ce lo dirà lui, ed è anche il curatore di un gran bel laboratorio che si chiama Le Muse, che si occupa un po' di anche attività di recupero e di sperimentazione. Devo dire che è un docente abbastanza seguito e ne ho avuto testimonianza diretta, in quanto tanti studenti che stanno lavorando su tesi sono stati messi in contatto anche con me personalmente, perché per uno scambio sulle nuove tecnologie, sulla storia del cinema, quindi come dire, c'è un'attività di scambio reciproco. Di questo io voglio ringraziare personalmente Alessandro per la stima che mi ha dimostrato. Bene. Allora, Alessandro, intanto com'è che hai scoperto questo autore? È abbastanza singolare questa vicenda, no? In realtà io mi occupavo di documentario siciliano perché lo studiavo per la mia tesi di dottorato e ho cominciato a studiare Aliade de Seta. Ho fatto un'edizione con i sottotitoli, l'ho portata all'Interfilm Festival di Berlino e di ritorno da Berlino andai a parlare di questo con il professore Gerrizzo, che in qualche modo è il nostro punto di riferimento, lo storico più importante, è stato per 30 anni il preside della mia facoltà, e lui mi disse: come mai non Saitta? E io gli dissi: perché non l'ho studiato, perché non lo conosco. Quindi ho dichiarato la mia impreparazione e ho cominciato a cercare, grazie a un amico comune che è Sebastiano Gesù, che mi ha messo in contatto con la figlia. Tutti i lavori di Saitta sono conservati ancora presso la Filmoteca Regionale di Palermo, ma Saitta è praticamente sconosciuto. Andando dalla figlia le ho chiesto che documenti lei ancora possedesse. C'è tutta una storia, perché morto il padre, morta la madre, che lo aiutava, era una direttrice di produzione, lo seguiva in tutti i set. La figlia, che fa l'attrice, andò a Roma, lasciò la casa e tutti i documenti vennero di fatto abbandonati, tranne un album con 270 articoli di giornale, fotografie, fax, lettere istituzionali che lui aveva raccolto e che in qualche modo costituiscono una sorta di autobiografia che lui ha fatto. Studiando quelli e incrociando i documenti tra loro, li dobbiamo fare parlare i documenti perché non è che ci raccontano tutto altrimenti, è venuto fuori un titolo di un film che pensavamo fosse un doppio titolo. Spesso capita con i documentari che abbiano doppi titoli. Lo stesso Saitta aveva un film di animazione che si chiama Pisicchio e Melisenda del 39, animazione a passo singolo, quindi comunque anche un'operazione molto complessa per quegli anni, presentato al Festival di Venezia, abbiamo anche tanto successo, che poi uscì nuovamente con il titolo Teste di Legno. Quindi inizialmente abbiamo pensato che questo film, che si chiamava La Terra di Giovanni Verga, fosse un doppio titolo di qualche altro film.
l'abbiamo ritrovata alla Cineteca Nazionale. Una cara amica di origini catanesi è andata a vedere la pellicola, era un negativo infiammabile, per cui con una serie di problemi incredibili, e ha visto che probabilmente c'erano delle scene girate a Vizzini. Nessun altro documentario di Said aveva delle scene girate a Vizzini, abbiamo pensato che fosse allora un ritrovamento di un documentario perduto. Con i soldi ricevuti dalla Regione Sicilia per produrre questo documentario abbiamo dato un contributo noi alla Cineteca Nazionale, abbiamo recuperato questo film e vedrete dei frammenti della terra di Giovanni Verga girato in Ferrania Color, è stato stampato, restaurato, stampato e digitalizzato. Tutto questo per dire cosa? Fondamentalmente, io lo vedo tutti i giorni con gli studenti all'università, il cinema siciliano spesso è quello meno conosciuto dai siciliani, il documentario massimamente, si conoscono quelle opere che sono quelle più famose, si è cominciato a riconoscere De Seta grazie alla Feltrinelli, al fatto che è stato stampato Mondo Perduto, tra l'altro che lui ha voluto appunto restaurare, grazie anche alla Cineteca di Bologna, e però quando io faccio vedere i documentari siciliani agli studenti siciliani, loro restano a bocca aperta. Spesso capita che loro riconoscano dei luoghi che anche hanno abitato e si rendano conto che passati 50 anni c'è stata una trasformazione sconvolgente di quei luoghi. Non c'è neanche la curiosità di andare a conoscere, a capire, a studiare quella che è la nostra stessa storia, la nostra stessa identità. Il documentario ci permette spesso di farlo, non è l'unica sua funzione, perché comunque i documentari devono essere anche dei film fruibili, godibili, non devono soltanto avere una funzione. Cioè non... Marco Bertozzi, che è lo storico del documentario più importante in Italia, diceva, liberiamo i documentari dalla missione di dover dimostrare qualcosa. Noi oggi siamo abituati, soprattutto televisivamente, a pensare al documentario come qualcosa che sia funzionale a una denuncia, per esempio, no? È un tipo di documentario, ma il documentario non è il reportage. Documentario non è il reportage, cioè non c'è un'identità assoluta. Il documentario ha fruito. Spesso gli stessi documentari che noi oggi riscopriamo non vennero mandati in onda neanche, non vennero trasmessi, non vennero proiettati neanche quando vennero realizzati, perché allora non c'erano gli esercenti illuminati di oggi, allora si scriveva sul bordereau la presenza del documentario, ma il documentario non si proiettava perché il pubblico fischiava, altrimenti era una perdita di tempo. L'importante è che arrivassero i contributi che venivano concessi dal Ministero per la proiezione dei documentari. Per cui si tratta veramente di andare alla scoperta di opere anche pochissimo conosciute, in certi casi totalmente sconosciute, e vi racconto un piccolissimo aneddoto. La terra di Giovanni Verga accompagnava un film che è Cavalleria Rusticana di Carmine Gallone. Cavalleria Rusticana doveva essere il primo film italiano girato in 3D. Siamo nel 1954. Oggi la Cineteca ha ritrovato solo l'occhio destro, cioè le pellicole che corrispondono all'occhio destro. Sta provando a restaurarlo, ma ci vogliono... Spieghiamo meglio come funzionava il 3D con la pellicola. Il 3D non è come quello che vediamo adesso, fatto con la proiezione digitale, quindi una combinazione tra occhiali, schermo, per cui c'è questa apertura e chiusura della lente che permette di vedere questo effetto. Il 3D prima si faceva con due macchine che andavano a sincrono, e quindi per questo Alessandro parlava di occhio destro, quindi si vedeva la proiezione della macchina di destra e la proiezione della macchina di sinistra. Quando poi si sovrapponevano davano l'idea della tridimensionalità, della profondità. Scusami se ti ho interrotto, però tu hai citato come documentarista Aliata e hai citato De Seta. Qual è la particolarità di Said rispetto a questi due grandi, diciamo, del documentario siciliano? Allora,
Saitta è un uomo del suo tempo, e questo, a differenza di De Seta, gli ha permesso di avere un grandissimo successo nel momento in cui uscivano le sue cose, un successo impressionante se pensiamo al mondo del documentario, che era un mondo minore dal punto di vista cinematografico. Proiezioni a Venezia, premi a Taormina, migliaia di... Io ho visto delle foto con migliaia di persone a Taormina, però non le ho viste più tutte queste persone, ma neanche oggi Taormina Arte offre quel tipo di capacità di coinvolgimento del pubblico. Nel momento era veramente molto legato al suo tempo e aveva una missione, che era quella di far sì che il cinema permettesse alla Sicilia di rinascere economicamente. Zolfara, che vedrete dopo la proiezione di Con la Sicilia negli occhi, è del 1947, girato nelle miniere di Trabia Tallarida, che è Riesi, siamo qui vicino. Qua vicino. In realtà è vero, dicono tutti, fa un'operazione neorealista, eppure alla fine del suo racconto ci fa vedere i Carusi che ancora minorenni, ancora adolescenti, lavorano, portano queste ceste piene di zolfo e tutto, ma non c'è la denuncia. Cioè a lui in fondo non importava niente di rappresentare la realtà appunto per determinare una denuncia, anche in quegli anni. Per lui la preoccupazione è dire: sì, ma lo zolfo prodotto in Sicilia è il migliore del mondo. Sembrano, a rivederli ora, sembrano anche molto scoperti sui documentari, quasi delle operazioni di promozione turistica. E per noi oggi questo è inaccettabile, cioè è inaccettabile che il documentario possa essere così, usiamo un termine forte, superficiale, ma allora non era superficiale, cioè allora realmente lui credeva che il cinema potesse permettere la rinascita economica della Sicilia, in due modi. Il primo, perché parlando della Sicilia al di fuori della Sicilia, facendo vedere le spiagge, lui è innamoratissimo di Taormina, tutte le spiagge in realtà, ma Taormina in particolar modo, potesse attirare il turismo. Se arriva il turismo in Sicilia, la Sicilia, che è in ginocchio, 1947, riesce a risollevarsi. E la seconda possibilità è quella di dire: c'è stato Cinecittà in Sicilia dall'11 al 14, anzi a Catania. Riportiamolo. Che cosa abbiamo noi in meno della California? Cosa abbiamo in meno di Hollywood? Noi abbiamo il sole 9 mesi l'anno. Abbiamo l'Etna, se vogliamo girare scene in montagna. A mezz'ora di strada abbiamo il mare. Possiamo rendere le location siciliane come le più belle e più interessanti per il cinema, e quindi portare l'industria cinematografica in Sicilia. Questo era il suo sogno. Cosa mancava? Lui se ne rende conto, mancava una lungimiranza istituzionale e una lungimiranza politica. Alla fine resta solo, fa le sue cose che piacciono, tutti gli dicono bene, bravo bis, ma morto lui, che portava in giro le sue cose, le faceva vedere, le faceva conoscere, le sue cose perdono di energia, facevano parte di un percorso e di un discorso. Fuori da quel percorso e quel discorso, se non siamo noi a rivitalizzarle attraverso un altro discorso, un altro percorso, perdono di interesse. È il procedimento, come dire, il percorso esattamente inverso rispetto a De Seta. De Seta deve fare il giro delle sette chiese per raccogliere i soldi, racimolare i soldi per realizzare i lavori, che sono dei capolavori pazzeschi che oggi vengono amati, studiati. Parlandone con Ghezzi, lui mi disse: secondo me De Seta è a livello di Rossellini, non so cosa si possa dire di più. E De Seta è veramente fuori qualsiasi tipo di possibilità di classificazione. I suoi lavori, Lo tempo degli bici spada, tutti i documentari, soprattutto sul Ferrara, sono realmente dei... oggi, ancora oggi sono dei capolavori, ancora oggi reggono
hanno la forza di comunicare direttamente con il pubblico. Dove sta la grandezza di De Seta? Nello sperimentalismo linguistico, che manca invece in Saitta, perché Saitta riproduce le formule che sono quelle dell'Istituto Luce, quindi niente suoni reali, musica che pialla tutto, voce fuori campo didascalica che racconta tutto. È ovvio che oggi l'appeal di questi documentari, se non inseriti in un discorso, venga meno. E quindi la differenza fondamentale, alliata a completare questa come dire, in realtà sono veramente i tre nomi più importanti, alliata all'elemento dell'innovazione tecnica che gli permette oggi di attirare l'interesse del pubblico, le riprese subacquee, il liposcopio, lo scafandro e tutte queste cose qui. Aliata c'era anche questo spirito avventuroso, si tuffa nella camera della morte della Tonnara, fa queste riprese con tonni di 150 kg che con un colpo di coda gli avrebbero potuto spezzare la spina dorsale. Ha quel tipo di approccio e quindi riesce ancora a comunicare. Saitta, se noi non gli costruiamo un contesto, diventa difficile. L'ultima domanda e poi magari vedremo subito il tuo lavoro e a seguire i tre piccoli documentari di cui vorrei che tu facessi un cenno. Tu hai scritto di Saitta che è un regista medio, non mediocre, medio. Perché? Allora, in realtà la definizione di registi medi, di documentaristi medi, la dà sempre Bertozzi. Lui dice ci sono dei registi che hanno la capacità di raccontare il proprio territorio. De Seta non è un regista medio. De Seta è uno appunto che è così avanti che viene capito 40 anni dopo. Alliata a quelle caratteristiche. Saitta fa il suo lavoro, lo fa da professionista, sempre. Anche quando gli fanno fare veramente le cose, il circo certe volte, lui lo fa davvero professionista, da grande. Scrive anche dei pezzi in cui si arrabbia tantissimo perché negli anni 30 lo chiamavano, faceva parte del cinedilettantismo. Dice, ma dilettante a chi? Io sono un professionista, e lo era veramente. E però è medio. E proprio perché è medio, è proprio perché lui non è l'autore dei capolavori come De Seta, attraverso il suo cinema noi conosciamo la storia della Sicilia, proprio perché comunque mantiene questo rapporto diretto con il proprio territorio. Lo possiamo fare di più, cioè è più facile conoscere un territorio attraverso quella che è la produzione industriale continua piuttosto che rispetto ai picchi dei capolavori. In questo senso medio può essere interessante per chi, come uno storico del cinema, studia il cinema con un occhio che è diverso rispetto allo spettatore, che chiaramente va a caccia di capolavori, è giusto che lo faccia, e viva una godibilità. E però se vuole realmente conoscere un momento della produzione cinematografica e di una realtà territoriale, lo fai attraverso il cinema medio. La produzione continua, quella che si fa da professionisti ma senza grandi picchi artistici. Poi volevi sapere qualcosa di Zolfara, La barca siciliana e La festa dei poveri. Zolfara del 47, abbiamo già detto qualcosa. Viene considerato un po' il capolavoro di Saitta ed è quello che è più vicino al neorealismo. 1947, pensate che La terra trema è di un anno dopo. Quindi si cominciava a respirare quest'area di neorealismo. È un riferimento. Sulla Zolfara tornerà De Seta con altre formule, soprattutto dal punto di vista del linguaggio. Ma è molto interessante. Secondo me è davvero, ci permette davvero di entrare all'interno di quella che era quella realtà lì. È una bella testimonianza. La barca siciliana
è tra i documentari più interessanti per la capacità che il documentario ha di rappresentare lo spazio urbano. Riguarda un luogo specifico che è Santa Maria La Scala, che è una borgata di pescatori vicino a Cireale, che si è trasformata in maniera irriconoscibile. Quindi comunque ci permette di capire in questo rapporto ambivalente che il cinema ha, testimone infallibile e macchina dei sogni, quanto sappia essere testimone infallibile nella barca siciliana. E l'ultimo invece mi fa piacere presentarlo, farlo vedere qui, perché forse tra le cose più riuscite, ha l'audio in presa diretta, ma siamo già nel 78, è uno degli ultimi lavori prima che Saitta morisse, e il direttore della fotografia è Angelo Strano. Ad Angelo Strano è dedicato Con la Sicilia negli occhi, che è il documentario che ho girato io, perché Angelo è stato un direttore della fotografia insegnante. Lui era insegnante sul set. Accanto a lui c'erano gli assistenti, tutti gli assistenti che si raccoglievano dagli elettricisti ai macchinisti, e anche quando si mangiava, anche quando c'erano i tempi morti, c'erano le pause, lui era sempre lì a spiegare tutto, dal caricamento dello chassis col sacco nero, ai formati, a tutto ciò che passava per il set cinematografico veniva raccontato e spiegato da Angelo Strano. Quando noi stavamo girando, quel giorno andavamo a intervistare Adriana Pra, abbiamo saputo, lui era stato male per tanto tempo, è entrato in coma, abbiamo saputo che era morto proprio quel giorno, mentre noi stavamo facendo questo film su Saitta, e Angelo Strano ha cominciato con Saitta, ha cominciato come assistente operatore, poi direttore della fotografia. Sembrava giusto in qualche modo condividere con il suo ricordo il nostro documentario, e mi sembra bellissimo che voi possiate apprezzare la sua fotografia in quest'ultimo lavoro, che rispetto anche agli altri, che sono belli, sono ben curati, perché Saitta era un bravo direttore della fotografia, stava spesso lui in macchina, la Festa dei Poveri ha qualcosa in più, ci sono dei controluce, ci sono delle cose anche piccole su dei primi piani, dei dettagli, vedrete una sedia con dei palloncini dietro, vedete questi signori che dichiarano il proprio amore, il proprio affetto nei confronti di Sant'Alfio, ecco, queste cose qui erano possibili grazie allo sguardo di Angelo Strano. Grazie Alessandro, avete potuto apprezzare la chiarezza con cui si esprime e ci sta facendo conoscere questo autore. Per me, fino al giorno in cui ho visto a Palermo il tuo lavoro, completamente sconosciuto, di questo la Sicilia te ne deve essere grato. E per cui speriamo di rincontrarci con dei tuoi prossimi lavori, tu sai che questo spazio non lo conoscevi, guardate, da questo momento in poi. Speriamo di averti sempre più presente. Grazie ad Alessandro.